Buongiorno a tutti e benvenuti al recap ciclico di fine giornata su DAX e FTSE MIB. Oggi davvero il DAX ci ha fatto veramente impazzire, davvero. Però è stato divertente perché comunque siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Ovvero, prima di tutto, ricordiamoci che la chiusura che avevamo avuto era stata qua a 12.624 e che siamo scesi andando a toccare i 463. Quindi abbiamo fatto più di 160 punti di discesa, nonostante il tentativo di dirci state sbagliando strada, fatto con questo massimo. Ovvero la cosa più divertente, come vi dico, è che durante la mattinata possono succedere un sacco di cose, soprattutto nella prima parte della mattinata, ovvero prima si apre a ribasso per dirci dai che riusciamo a fare un non ottimo notare ribassista, poi però parte in controtendenza un long che va persino sopra i massimi di ieri, ma noi non spaventa perché sapevamo che il T-2 inverso era ancora capiente, che quindi poteva arrivare tranquillamente anche a 73 barre, anche perché se andiamo a prendere soltanto il secondo T-3 inverso, è arrivato a 36 su massimo 43. La durata media sappiamo che è più bassa, però va bene così. Da qui, short rapido come la morte, che cancella tutte le prime ore fino a un'ora e mezza di contrattazione e va persino sotto e va a fermarsi alla media mobile a 200 periodi dove avevo dato il primo target questa mattina. Perfetto, uno dice ok, adesso nono T-3 è diventato ribassista, segue l'ottavo T-3 che è stato ribassista, ci siamo e siamo arrivati a 32 barre. Successivamente cosa succede? Ci appiccichiamo alla media mobile a 50 peri a 200 periodi in blu. E dato che eravamo già molto vicini in termini di death cross, uno si dovrebbe aspettare un piccolo rimbalzo e poi una partenza. Niente da fare. Si ritorna sopra il livello dell'apertura. Poi che cosa? Si prova a superarlo un'altra volta, divergenza ribassista fatta notare, candelona rossa, si riscende e si ritorna a testare la media mobile a 200 periodi. Break sotto, si riparte a risalire. Ci si rimbalza nonostante questa intera candela ci abbia chiuso sotto. Si ritorna su, ma non si va a violare questo massimo che era il nostro swing di controllo a 12.587. Infatti abbiamo fatto 12.582 e 84, tre tick di differenza, divergenza che come vedete diventa di continuazione ribassista. Piazziamo lo short attorno ai massimi e ce lo portiamo fino ai minimi. Con un piccolo pezzo sono rimasto ancora short, un chip di 3 che avevo complessivamente e di cui avevo fatto l'ultimo add in violazione di questo, di questo minimo qua a 12.565. Quando ho visto che aveva tenuto una seconda candela rossa e in violazione di questo swing inverso. Vediamo, adesso nella realtà dei fatti abbiamo che il decimo T-3 potrebbe tranquillamente essersi chiuso qui perché riallargando in maniera un pochino più umana il grafico, abbiamo superato tranquillamente le 22 barre minime su DAX, diverso ovviamente su FTSE MIB. E però abbiamo fatto anche una bella chiusura sotto la media mobile e siamo a un passo da un death cross che non vuol dire niente, che però è un elemento che va osservato. Vi faccio notare anche una cosa però per fare l'avvocato del diavolo. Guardate qui. Divergenza di che tipo? Di tipo per ora rialzista, quindi inversione rialzista. Minimi decrescenti, minimi crescenti. Per cui domani può tranquillamente partire undicesimo T-3, un nuovo T settimanale, non lo sappiamo. Perché nella realtà dei fatti il nostro piano continua a essere quello di un'altra discesa, ma il tempo continua a essere sempre più tiranno, quindi attenzione, attenzione, non innamoriamoci mai di
di una previsione, facciamo sempre attenzione a capire che cosa può succedere, anche perché qui, guardate il caso, questo è a livello di algoritmo che avevo come supporto, il nostro target a 12.453 e il minimo fatto assoluto oggi è stato a 12.463, 10 tick di differenza, un po' più del solito, ma caspita, siamo andati veramente vicini e non mi sembrava così tanto facile a un certo punto che lo si raggiungesse, visto che continuava a provare ad aggiornare i massimi invece che andare sui minimi. Però qui abbiamo già che una e due medie mobili, le più rapide, sono già in death cross rispetto alla media mobile verde, che questo è la nostra media mobile che è relativa al T più 1 e che quindi ci permette di dire che sta chiudendo un T più 1. Il discorso è che noi vorremmo ragionare su un discorso di T più 3 trimestrale, ok? E la media mobile del trimestrale non è lì, è un po' più in giù, è qui a 12.389, ma non ci basterebbe, noi dovremmo andare a finire qua sotto i 11.957. La strada è molto 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 impervia. 500 punti se li possono fare in un attimo, lo sappiamo, ma noi dobbiamo sempre valutare se siamo ancora in corsa per avere la nostra chiusura di più 3, come detto, oppure se dovremmo ragionare sulla seconda ipotesi che ho fatto, ovvero che il TP3 trimestrale sia già stato chiuso, perché non possiamo permetterci di perdere soldi, per cui eventualmente se ci fosse un movimento contrario dobbiamo sapere quale swing ci dirà attenzione, questa ipotesi non è più valida, e questa la darò alle persone che mi concedono più tempo in uno dei gruppi che coordino. Ultima cosa, andiamo a vedere il FTSE MIB. FTSE MIB è una situazione molto diversa, anche questa da pensare, ovvero questa mattina, l'8 luglio, abbiamo aperto qui, ok? Anche qui, discesa, salita oltre i massimi di ieri e poi di nuovo discesa, quindi movimento molto simile. Ripartenza, ma qui non abbiamo avuto la violazione di questo minimo a 19.847, non è stata così marcata come quella invece del DAX. Non siamo neanche andati sotto la media mobile a 200 periodi, non siamo neanche così vicini come discorso di death cross, è una situazione molto differente. E oltretutto siamo iper lontani da questo minimo a 18.878 di cui vi parlavo appunto stamattina, parlandovi della seconda opzione e preparandovi all'eventualità che si realizzi. Perché che cosa fa un analista quantitativo del mercato? Vede se tutto corrisponde a quello che si aspetta. Se c'è uno swing che non va, se c'è un qualche cosa che non convince, bisogna iniziare a fare attenzione e eventualmente ritornare flat. Non essere investiti a mercato. Poi ritornarci quando sia più chiara la situazione, esattamente come abbiamo fatto in alcuni giorni in passato. Oggi è andata molto bene, lo short ha pagato molto bene su DAX, ok? Però molto bene rispetto al trading range che abbiamo avuto di 60 tick, non abbiamo fatto cose pazzesche, ma da 12.564 a 63 abbiamo fatto un pochino meno di 100 tick, che comunque su DAX sono, e soprattutto con un trading range di 60 circa dopo i movimenti forti della mattinata, difficili da prevedere, perché hanno fatto impazzire tutti, ho sentito un po' di gente che continuava a essere un po' arrabbiata, io dicevo aspetta che comunque lo short può essere valido, bisogna avere molto temperamento e continuare a vedere se effettivamente ci stanno le cose. Qui ci stava una chiusura dopo questo punto, qua sopra, del secondo T-3 inverso, del primo T-2 inverso, adesso bisogna iniziare a fare attenzione ai tempi del secondo T-2 inverso, partito da questo top e per ora arrivato per altro 27 barre. Questa è una possibilità che qui sia partito un quarto T-3, non è detto, in realtà potremmo ancora tranquillamente essere sul terzo T-3.
Per il resto, ci rivediamo domani mattina. Buona serata a tutti.